Salutato Gesù Cristo, carissimi amici, questa sera voglio salutare ancora una volta tutti quelli che sono nella sofferenza, sia nelle loro case che negli ospedali, nelle case di riposo, ma anche non solo, evidentemente anche tra le strade del nostro povero mondo, dove ogni giorno siamo sconvolti di notizie di giovani che perdono la vita per nulla, di lavoratori sottopagati che per riscattare la giornata per un pezzo di pane sono colpiti dagli navi, l'ignavia e anche un po' la freddezza del percepire la sofferenza degli altri. Ringrazio Dio e la Madonna per questo momento di grande grazia, perché Zoom, con l'aiuto di tutti voi, diventa uno strumento importante perché possiamo essere una voce che viene catapultata in molte parti del mondo. Ecco, carissimi amici, questa sera la meditazione è un po' particolare perché entra nella cosiddetta malattia spirituale che dà origine a tutte le altre, vale a dire trattiamo della cosiddetta superbia. È complesso il discorso, la materia è grave, gravissima, allora cercheremo di mettere a punto le realtà con cui e per cui questa superbia riesce ancora in un certo senso a orientare i passi di molti uomini e di molte donne. Ecco, io ho appuntato qualcosa perché in questi giorni sentivo l'esigenza, e anche per via della stanchezza, di non perdere degli aspetti importanti. Allora cominciamo col dire che solo Gesù ci può rivelare pienamente la grande bestia della superbia, che è la radice di tutti i pensieri malvagi, cari amici. Colmi questi pensieri di frustrazioni perché molti vorrebbero essere padroni di se stessi, padroni del mondo, degli altri. Allora, una notizia: Dio resiste ai superbi. Allora, Dio resiste a quegli uomini che producono in ogni aspetto innanzitutto la competitività, resiste agli uomini che si appoggiano continuamente alle proprie forze, capacità, orgoglioso di essere anche ad un livello sempre superiore agli altri. Perfino chi è dotato di grandi qualità deve essere accorto a scampare questo orribile tumore dell'anima, come lo chiama Evaglio, un padre del deserto. E quindi la superbia, che può essere puramente umana, può trasformarsi e passare facilmente a diventare orgoglio spirituale, che è un doppio danno, dice San Giovanni della Croce, perché si ha una superstima di se stessi. Perché tanto si cade così, semplicemente, perdendo il senso della stima della realtà. E quindi si cade nella presunzione di sapere tutto, tutto, al pari di Dio. E quindi si ha una tanto alta considerazione di se stessi che non ci si accorge che si è già caduti nella cosiddetta
vanità della superbia intellettuale e quindi quella spirituale. Questo tipo di malattia spirituale è così odioso che facilmente ti fa sprofondare nella compiacenza di se stessi, dice Luca al capitolo 18, versetti 11-12. Tanto da diventare orgogliosi fino a essere peggio del demonio. In Genesi al capitolo 3, versetti 1-6, vediamo tre passi della tentazione che fa strada alla superbia. Io voglio farli con voi, questi tre passi. Primo passo, mettere in discussione la parola di Dio, cioè Dio dà un comando. Due, contraddire la parola di Dio come fosse non vera oppure non valida per loro. In quel caso stiamo parlando di Adamo ed Eva, i nostri progenitori. Terzo, non fidarsi della parola di Dio perché al fine di non sottomettersi ai suoi ordini. Infine, cari amici, presumere di arrivare ad essere come lui, cioè che vuol dire in termini umani? Fare automaticamente, autonomamente, ma Dio ci ha già fatti liberi, cari amici, ad una condizione però, che dobbiamo limitarci alla nostra conoscenza e sul resto chiedere a Lui il sapere. La relazione quindi con Dio a questo punto parte molto male, perché ribellione e vanità sono le cosiddette vie di corruzione che introducono tutte le altre realtà. Perché mangi ciò che non è tuo e non ti è stato dato di conoscere? L'uomo mangia, lo sappiamo, e disubbidisce. Poi però cosa accade? Assapora vergogna e paura. Ora quest'uomo, questa donna si sono allontanati dalla benedizione perché non hanno saputo fare comunione. Si sono voluti elevare su tutto e cosa è accaduto? E sono rimasti schiacciati a terra nel loro nulla assoluto. E quindi il demonio, con suo estremo gaudio, si allontana da loro perché già ha ottenuto che questo uomo e questa donna fossero come un'immagine, uno spettro del demonio. Quindi, cari amici, attenzione alla superbia spirituale. I farisei, per esempio, avendo di sé grande stima, ricordiamoci, no? Erano sempre a cogliere i difetti degli altri con un'estrema ripugnanza. Ricordiamo quanto riporta Matteo al capitolo 12, versetto 1-2. In quel tempo, leggiamo, Gesù e i suoi, passando di sabato per i campi, dato che avevano fame, i discepoli raccolsero le spighe. Subito i farisei colsero il fatto come un infrangere la legge che dice di sabato non si lavora. Una reazione, diremmo, cari fratelli, spropositata, no? Perché loro spigolavano perché avevano fame, non è lavorare il cogliere per mangiare. E nonostante sia sabato, ciò non toglie che si deve compiere tutto, anche aiutare, curare, preparare le cose essenziali, senza essere ipocriti oppure eccessivamente osservanti, quasi da diventare tradizionalisti vuoti. Allora, qual è la risposta di Gesù che oggi vale per tutti noi? Non avete voi letto che quando Davide ebbe fame, entrò nella casa di Dio e mangiò con i suoi ciò che era destinato ai sacerdoti? Hanno dunque violato il sabato? Questo è un episodio in cui Davide si trova in fuga da Saul con alcuni uomini. La prima, Samuele 21. Quindi questa è una condizione urgente e imponeva il decadere delle accuse. È chiaro, tu stai prendendo per mangiare, non stai andando per lavorare. E Gesù continua che il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, cioè tutto quello che lui ha messo e ha creato in questo mondo è a disposizione dell'uomo, quindi serve a vantaggio dell'uomo e non che l'uomo ne deve essere schiavo o succube.
Lui è il Signore del sabato e della misericordia. E senza amore, cari amici, non ha senso alcuno dei sacrifici che compiamo. Quindi attenti alla superbia che rende arroganti, pensando come i farisei, solo noi siamo i giusti. E si credono eletti persino nell'immaginare che Dio li abita. Vorrei fare un esempio molto pratico. Qualcuno crede che gli vengano accordate persino comunicazioni dall'alto, cioè soprannaturali, perché per il solo fatto che fanno tante preghiere, fanno dei digiuni, oppure per il semplice fatto di stare in sagrestia, nei consigli pastorali o intorno all'altare. Senza accorgersi però che sono già caduti nella forma più pesante di presunzione. Anche chi riceve dall'alto sa che è tutto dono di Dio e niente per sé, ma è tutto per gli altri. Rimedi, cari fratelli, perché a tutto Dio dà un rimedio. 1. Riconoscere che è Dio il datore, il verbo docente quando illustra, quindi una persona pensa di sapere perché lo sa da solo, e quindi quando si è istruiti nella mente, Dio che ti dona, eppure anche quando dà la scienza, perché Lui è la scienza che si infonde nelle creature. 2. Avere profonda umiltà ricordando che persino le rivelazioni celesti, oppure la conoscenza di talune cose ancora oscure, oppure la previsione di cose che ancora non sono accadute, come ogni dono naturale, sono sempre per gli altri. 1 Corinti 13, 4, 7. Quindi il superbo dice e usa sempre questo tipo di linguaggio. Non so se a voi è capitato di conoscere persone che si esprimono così. Io penso, io dico, per me, vedi che faccio per te. Anche se, per esempio, è una cosa che serve per Dio. Quante volte mi è stato detto, io ho fatto questo per la tua cappella, guarda come io ti sto aiutando. Ma tu lo stai facendo a Dio, non lo stai facendo alla povera Deborah di Manduria che un niente, un nulla. Quindi queste persone già arroganti di loro continuamente esaltano la loro individualità, restando in buona sostanza sempre nella solitudine della loro fragilità, che non riesce a vedere niente a furia di vantarsi. Non si accorgono che sono completamente scollegati dalla realtà delle cose. Allora, psicologicamente, che possiamo dire che un autentico narcisista che continuamente, sopravvalutando le proprie capacità, vive nel mito del superuomo, che non sbaglia mai e che in realtà è un debole, perché si nasconde dietro l'ego della propria falsa saggezza. La cura di chi ha la malattia dell'orgoglio spirituale è innanzitutto nutrire un'estrema gratitudine verso Dio. Se tu non inizi ad essere grato, non riuscirai ad uscire da questa malattia. Quindi essere grati a Dio e agli altri, perché Dio anche attraverso gli altri produce gli effetti di un cammino che Lui vuole rivelare per la mia salvezza. Poiché l'egoismo si è giorno per giorno chiuso nel cosiddetto recinto della presa di coscienza della realtà. Allora tu capisci che da solo non ti puoi salvare, che in primis Gesù ti mette anche dei fratelli, forse qualche volta saranno dei fratelli che ci faranno da ingombro, ma sono delle possibilità di tuo riscatto, di estrema tua salvezza. Da solo io non posso raggiungere niente se non con l'aiuto degli altri e di Dio, che comunque ha permesso e creato le possibilità del mio traguardo. Quindi quelli che anche nell'ambiente economico, finanziario, imprenditoriale hanno sempre questa istintualità di dire io ho fatto questo, io ho costruito questo impero, spesso dimenticano che dietro di loro c'è una masnada di gente che ha accompagnato con il loro sacrificio questo progetto al fine che abbia uno sviluppo positivo. Quindi, amici,
occorre veramente liberarci. Stando davanti alla persona di Gesù, Caristia, Gesù sacramentato, per giungere a questa comprensione che la vita, come la festa, come il sabato, come la sofferenza, sono condizioni messe a vantaggio dell'uomo che, se grato a Dio, allora raggiunge il cuore della creazione, altrimenti questo essere che non è rivolto verso l'Altissimo e non lo ringrazia, resta come quel grano che appassisce perché nessuno lo vuole, nessuno lo miete, nell'isolamento di un cuore che non sa partecipare della creazione. In vista di Lui tutto fu fatto, non in vista nostra, ma per mezzo di Lui. Quindi tutto quello che Dio permette nel mondo, sappiate, è a vantaggio comunque della positiva realizzazione dell'uomo. Anche quando vediamo che ci sono cose terribili, il Signore spera, dandoci la libertà, persino di non, come dire, intervenire nei momenti di grande malvagità, perché il giorno dopo, da quello scatto di animalità, si riesca a rinsavire, a tornare indietro e a pensare quale errore ho commesso. Allora, se l'uomo giustamente si concentra in se stesso, si ammala della falsa concezione che egli vive comandando su tutto e su tutti. Addirittura che Dio in questo sia con lui. Pensiamo ai grandi dittatori della storia, no? Che massacrano popoli, famiglie, bambini, pensando che siccome Dio non li ferma, Dio li benedice. Allora, cosa dire, fratelli? Lucifero sarà suo padre e giustamente il suo ispiratore per sempre. Io vorrei concludere qui, cari amici, dicendovi questo: guardatevi dalle persone superbe, perché le persone superbe sono sempre malvagie in tutti i loro piani, in tutti i loro desideri e pensieri. Se vi capita, per esempio, negli ambienti lavorativi, abbiate una grande pazienza, perché il messaggio che abbiamo appena letto di nostro Signore Gesù Cristo sia per noi come un Vangelo aperto. Queste persone qui non si combattono se non con la pazienza, con i sentimenti di vera riparazione. Allora, quando tu sei nella problematica di dover stare fianco a fianco con persone di questo tipo, sappi che rispondere troppe volte al tono non cambia la personalità di queste persone, ma addirittura le può rendere ancora più aggressive. E quindi, cari amici, è lì che il Signore vuole lavorare nel cuore dei veri cristiani. Allora, quando noi diciamo che stiamo facendo un cammino spirituale, ricordiamoci di non rendere bugiardo Dio. Il Vangelo si rende concreto negli atti di tutti i giorni. Quindi, se noi ci troviamo in queste situazioni in cui talvolta accade anche in famiglia di avere persone così superbe e arroganti, tanto da rendere così triste la nostra vita, da sentirci sempre pieni di ansia, vorremmo scappare da queste case, andare dove, chissà, ricordiamoci che sono mere tentazioni del demonio. Forse qualche volta sì, si potrebbe andare via da quelle case se quei rapporti sono rapporti forzosi e forzati da violenza. Allora, in quel momento, giustamente, si rende necessario lo scappare via. Ma fino a quel momento, laddove non ci sono prove, evidenze di questo tipo, ricordiamoci che la tentazione è, come dire, buttata a terra nel momento in cui io mi faccio il segno della croce, invoco Gesù Carestia e nostra Madre Benedetta e dico: adesso Gesù, in questa prova, in questa ora, in questa lotta, tu mi devi dare la forza per superare me stesso con grande umiltà e combattere il delirio che c'è nel fratello, nella sorella che ho di fronte. Perché, cari amici, quando incontriamo persone superbe, ricordiamoci che sono sempre al 99% posseduti dal demonio, che è proprio colui che irrora le loro
parti del cervello e le fibrille del cuore, avvelenandoli con l'unico desiderio della vanagloria, cioè di ottenere per se stessi tutto quello che non potrebbero diversamente. Ecco, cari amici, salutandovi, voglio ricordarvi che è un momento di grande tribolazione. Non stancatevi di pregare, ma adesso invece mettete la quarta, perché Satana non solo è forte, non solo è scatenato, ma pensa di avere già ridotto il popolo dei cristiani o il popolo dei credenti, generalmente in tutto il mondo, a ben poche, pochissime anime. Noi dobbiamo dimostrare a Dio, d'altronde la nostra vita, per quello che vale, che noi siamo fedeli fino alla fine. Quindi coraggio, San Michele Arcangelo è vicino a ciascuno di noi, tutti quelli che oggi, questa sera, decideranno di ritornare nell'amicizia di Gesù. Scappa, fratello, non ti allontanare dal Santissimo Sacramento, il quale è il tuo unico amico, la tua unica forza, il tuo unico motore, sarà la vittoria e realizzerà pienamente il progetto della tua esistenza. Anche quando ti trovi in casa con i figli che non ti danno retta o ti prendono in giro, qualche volta sono espressioni di violenza, vai da Gesù, parla con Gesù, lui ti ascolta. Abbiamo sentito che il suo cuore è palpitante. Tutte le volte nei miracoli eucaristici il suo cuore si trasforma in miocardio. Gesù ha un gruppo sanguigno, abbiamo sentito, a B positivo. Allora Gesù è vivo e vero, con quegli occhi di maestro, con quel cuore di misericordia, ti farà la grazia che cerchi. Devi avere soltanto perseveranza e una grande pazienza. Mi rivolgo anche a coloro i quali fanno richieste molto importanti rispetto o a malattie fisiche o ma a malattie spirituali, che non debbono stancarsi e innanzitutto di iniziare delle novene. Le novene sono potenti. La Vergine Eucaristia ci ha dimostrato nel suo amore che ci dona la pace, ci dona sempre le grazie dopo che le abbiamo chieste, magari con digiuno, ma sicuramente con grande devozione, senza stancarci. Se dopo la prima novena non abbiamo ottenuto quello che stiamo chiedendo, iniziamo una seconda novena. Vedrete, cari amici, che la Madonna vi farà sentire nel cuore che quello momento importante, che quelle preghiere da voi le aspettava da tanto tempo. Vi voglio tutti abbracciare, vi voglio tutti ringraziare di essere fedeli nel Signore Gesù. Non perdetevi con le false luci di questo mondo, non seguite quelli che dicono che la Chiesa è cattiva, sporca e lurida, oppure quelli che dicono: siccome questo mondo è tanto terribile, allora è inutile vivere, non vale pe la pena di vivere. Non date retta a queste voci illusorie che desiderano soltanto strapparvi il progetto che Dio vuole portare in voi con la vostra vita. D'accordo? Magari non saranno vite importanti, bellissime, saranno magari vite di grandi cadute, di grandi peccatori, ma non importa, cari amici, le vostre vite contano per Dio, come contano le vostre testimonianze. Che piaccia o no ai nemici di Dio, il Signore e i suoi fedeli ha sempre dato una marcia in più, nonostante abbia chiamato al martirio o a determinate sofferenze. Quindi i cristiani si avvalgano della facoltà della fede che Dio ha donato anche con, soprattutto con il battesimo. Abbracciatevi questo sacramento troppo spesso abbandonato. E vorrei concludere questo mio piccolo intervento dicendovi: in questi giorni sto sentendo che diversi sacerdoti anche sui social parteciperanno ai diversi Pride. È una vergogna, non dovreste farlo, cari sacerdoti o care anime consacrate, perché i diritti di parità non si ottengono certamente
Ecco, ponendo il pugno a Dio contro la verità della realtà. La verità della realtà è che maschio e femmina ci ha creati. Chi è diventato un altro genere, un'altra cosa, non può esserne certamente orgoglioso. Sicuramente avrà una grande sofferenza, ma non mi pare un buon motivo per andare nelle piazze vestiti da pagliacci e da buffoni, dove sono i primi a deridere la dignità della persona, perché se uno dice io sono nato così, non è il caso di vestirsi da prostitute o di mettere fuori campo, ecco, degenerazioni come baci, atti estremi che richiamano alla sensualità. Quindi io richiamo quelli che sono di buona volontà a capire che di questo se ne renderà conto a Dio, che un giorno, non troppo tardi, prima che io muoia, Dio mi dirà: cara amico, tu hai fatto anche questo, ricordati dello scandalo che hai fatto. Quindi non solo lo scandalo verso i bambini, verso i giovani, verso tutti gli altri. Allora, guai a te che scandalizzi o ti rifai troppo alla mentalità del mondo, perché potresti pentirtene amaramente un giorno e non avere più la forza di tornare indietro, perché tu stesso sarai il primo a non perdonarti. Allora attenzione, ragazzi, a non scherzare con i peccati. Io vi saluto e vi ringrazio nel nome del Signore e che Dio benedica le vostre sofferenze con tutto il cuore. Prego ogni giorno perché il Signore vi dia la forza, la grazia, ma soprattutto la speranza. Non perdete la speranza, che è la gioia di sentire l'amore del Signore dentro di voi, che palpita mille volte pur di attrarvi a se stesso. Siano lodati i cuori di Gesù e Maria e mi raccomando, vi prego, continuate a pregare per me.